in contatto. Avere trasportato le nostre attività online per noi è un modo appunto di mantenere vivi i contatti, restare vicini e speriamo appunto di continuare a offrirvi contenuti di valore e strumenti che possano essere utili alla vostra professione. Oggi parleremo della progettazione dell'ambiente bagno. Cercando di darvi appunto dei contenuti che vi permettano di stupire i vostri clienti con soluzioni innovative. Io ringrazio in anticipo i relatori che partecipano, inizio a presentarli per poi passare a loro la parola. Il primo a parlare sarà Marco Rossi, mio collega di Cosentino, che offre assistenza tecnica e consulenza ai progettisti e agli studi di architettura della zona di Milano. Marco ci parlerà dell'approccio integrato di Cosentino per la progettazione appunto dell'ambiente bagno che diventa un protagonista del nostro vivere moderno. A seguire parlerà Francesco Di Chiara di Mapei e ci illustrerà le innovazioni delle tecniche di posa, che ovviamente vanno di pari passo alle innovazioni dei materiali e all'utilizzo sempre più frequente del grande formato, di lastre in grande formato. A concludere avremo Pietro Ravazzani di Rare, che ci mostrerà un nuovo approccio della doccia a filo pavimento, mostrando il sistema appunto proposto da Rare per questa soluzione. Io ci tengo davvero a ringraziare tantissimo Mapei, Rare, tutti i colleghi di Cosentino per l'entusiasmo con cui hanno accolto questa iniziativa. E a questo punto spengo telecamera e microfono e ci rivediamo alla fine appunto per domande e risposte. Passo la parola a Marco. Grazie Benedetta. Allora io diciamo passerei subito alla mia presentazione, che spero vi sia comparendo sullo schermo nella dimensione massima possibile. Allora diciamo che premetto di avere una certa età e di non essere molto avvezzo a fare conferenze, webinar online. Sono normalmente abituato a parlare con una pubblico, una platea di fronte, quindi è una prima esperienza, spero di essere in grado di mantenere alta e viva la vostra attenzione. Oggi parleremo appunto dell'ambiente bagno. L'ambiente bagno, diciamo che è, come diceva Benedetta, oggi diventato ritornato, oserei quasi dire, protagonista diciamo, approccio progettuale degli architetti, anche in virtù di cambiamenti, diciamo, di concettuali e filosofici che accompagnano l'utilizzo di questo ambiente sia in ambito domestico sia, in ambito ricettivo. Mi piacerebbe però, diciamo, spendere 2 minuti per fare un piccolo passaggio, diciamo, nella storia, nel senso che noi architetti siamo tutti molto avvezzi a conoscere l'evoluzione della sedia tonné, siamo tutti molto usi a citare il Bauhaus quando si parla di arredi e di oggettistica, Ettore Sozzas con il gruppo Memphis, ma quando si parla di bagno effettivamente non sempre, diciamo, l'approccio è comunque anche di livello storico-storicistico, non ha alcuna pretesa al mio passaggio di diventare appunto una rivisitazione storica del bagno, ma semplicemente mostrerò alcune immagini che ho banalmente trovato su internet per fare alcune considerazioni con voi prima di passare a parlare della modernità dell'ambiente bagno. Semplicemente guardando sulla Treccani, bagno deriva dal latino balneum, che poi in realtà è un nome di origine greca, che significa immersione in un liquido. Quindi, diciamo, il concetto, diciamo, nell'antichità di bagno era quello, diciamo, più legato al benessere e
di tipo anche collettivo. Come potete vedere da queste immagini, già nell'antico Egitto c'erano questi lavacri dove gli egiziani usavano lavare loro e le loro vesti in comunità. Ma già anche in epoca romana, con l'avvento degli acquedotti, il concetto di bagno era quello termale. Qui vedete appunto le terme di Caracalla con la loro magnificenza. Concetto un po' diverso invece era quello della cosiddetta latrina, che era l'ambiente che già nell'antichità permetteva di espletare alcuni bisogni fisiologici. Come vedete qui sono dei resti di ville romane dove appunto l'ambiente bagno risultava essere comunque un ambiente collettivo. La cosa che è interessante notare è che comunque già all'epoca l'ambiente bagno era corredato da diciamo impreziosimenti, come vedete appunto da questi mosaici, e quindi diciamo già allora comunque un concetto di design nell'ambiente bagno era un concetto ben presente. Ovviamente con l'avvento dei romani arrivarono appunto gli acquedotti e le reti fognarie, questo consentì diciamo di avvicinare il concetto di bagno a quello che è il concetto attuale, cioè un ambiente dove appunto ci si può lavare e si possono espletare alcuni bisogni fisiologici, ma anche alcuni bisogni di benessere. Qui è rappresentata appunto un'ambientazione romana di una toilette, dove come vedete diciamo c'era una totale collettivizzazione di questi bisogni. Però diciamo si vedeva l'utilizzo già di acque correnti chiare e appunto di scarichi fognari che consentivano diciamo un utilizzo più moderno di questo ambiente. Ovviamente a quanto sembra da questa immagine diciamo il luogo dei bisogni diventava anche un luogo appunto di chiacchiere, di collettività, cosa che oggi non è forse più presente. Venendo a tempi più moderni, io credo che diciamo, il concetto attuale di bagno, come noi lo viviamo, è molto legato, secondo me, all'avvento e all'invenzione delle reti di gas e diciamo, all'invenzione dell'elettricità e delle reti elettriche, che ovviamente sono state precedute dall'avvento delle reti idrauliche e appunto fognarie, però diciamo questi concetti tecnologici, quindi il gas, l'elettricità, la luce e diciamo lo stato d'avanzamento delle reti di adduzione idrica e di scarico, hanno fatto fare un avanzamento concettuale all'ambiente bagno, forse in qualche modo anche un po' democratizzandolo. Qui si vedono appunto delle immagini simpatiche dove per la prima volta compare una caldaia a gas che permetteva di riscaldare l'acqua sia della doccia che della vasca da bagno, e questo invece credo che sia il primo esemplare di boil, di scaldabagno elettrico. Quindi diciamo il bagno si dota di tecnologie e attraverso le tecnologie diciamo aumenta le proprie capacità di soddisfare i bisogni diciamo delle persone. Ovviamente come in tutte le nuove invenzioni e le nuove diciamo implementazioni, inizialmente queste diciamo tecnologie erano disponibili solo per i ceti borghesi o alto borghesi o nobiliari più alti, e con lo sviluppo però appunto delle tecnologie di massa questo ha portato a una democratizzazione diciamo delle funzioni del bagno. Una cosa simpatica è che il concetto di bagno comunque non è un concetto solo legato alla residenza statica, ma qui vediamo per esempio una immagine simpatica di una toilette, di una suite di una nave della flotta Lauro, dove come vedete diciamo non mancavano i rubinetti per l'acqua calda, perché qui diciamo vi era la possibilità di utilizzare sia acqua dolce che acqua di mare in versione
riscaldata o in versione fredda. Ovviamente all'epoca non esistevano i miscelatori automatici e quindi, diciamo, la miscelazione avveniva attraverso, diciamo, l'abilità di chi doveva miscelare le temperature dell'acqua. Scusate che si è bloccata. Ecco, qui vedete, diciamo, delle immagini appunto di bagni dei primi del Novecento. Qui la cosa interessante è vedere come, per esempio, il concetto di grande lastra era un concetto già ben presente anche nell'Ottocento e i primi del Novecento, ma ovviamente, come dicevo prima, era riservato principalmente alle residenze nobiliari o dell'alta borghesia. Qui vediamo tra l'altro appunto una specie di doccia multigetto che rimanda molto al concetto attuale di doccia del benessere, ovvero delle nuove tecnologie che consentono, nell'ambito di una vano doccia, di fare cromoterapia, di fare idromassaggio, quindi tutti i concetti che fanno parte della nostra modernità e, diciamo, sono aiutati dalle tecnologie e oggi come oggi anche dalla informatica, ma già erano ben presenti come concetto a inizio del secolo. Questo piccolo viaggio, diciamo, lo concludo, diciamo, in tempi più recenti. Qui vediamo, diciamo, la toilette di Ville Savoye, di Le Corbusier. Come vedete, qui di nuovo ritorna il concetto di bagno come luogo di espletamento delle funzioni fisiche e della, diciamo, cura del corpo, con nuovamente un concetto di relax e di, se vogliamo, centro benessere, come lo vedevamo appunto nell'antica Roma. Quindi, diciamo, nella modernità comunque c'è un ritorno ad alcuni concetti che ovviamente vengono, diciamo, restituiti dall'architetto Le Corbusier con il suo stile e con la sua abilità progettuale. Da ultimo, il bagno, diciamo, nell'architettura razionalista, questo è un esempio del Terragni, di una villa per un artista sul lago. Qui, diciamo, non ci sono grandi rappresentazioni di design dell'elemento bagno, perché per i razionalisti il bagno era più che altro una, diciamo, distribuzione in pianta ragionevole e logica degli elementi, quindi, diciamo, una totale semplificazione. Come vedete, tra l'altro, appunto, le dimensioni dell'ambiente bagno tendono comunque a ridursi. Questo, diciamo, ci ha accompagnato anche appunto nel dopoguerra, fino agli anni 70-80, quando con l'avvento delle jacuzzi per il mass market hanno di nuovo un po' risvegliato l'interesse degli utenti verso situazioni di benessere. Oggi, diciamo, siamo arrivati ad un punto dove in realtà l'ambiente bagno non è più concepito come un ambiente puramente funzionale, ma è sicuramente un ambiente che fa parte integralmente del design della casa. E da questo punto di vista, quindi da parte dell'architetto, deve essere disegnato, deve essere progettato in tutte le sue parti. Non si tratta più di assemblare degli elementi all'interno di un vano, ma si tratta di concepire proprio un concept. E in questo, diciamo, scusate, ma ecco, non sempre le slide si muovono. In questo, la nostra azienda, diciamo, credo che oggi dia effettivamente un contributo molto interessante, molto importante nei confronti dei progettisti e della progettazione in generale. La nostra azienda è un'azienda spagnola, di proprietà di una famiglia di origine italiana, la famiglia Cosentino. È localizzata, come immaginerete dai monti che vedete, in Andalusia, in una zona di cave, diciamo, marmifere. È sostanzialmente una città, possiamo sicuramente dirlo, perché ricopre molti chilometri quadrati di superficie. Anzi, tra l'altro, questa immagine non è proprio del tutto nuova, e quindi sono stati costruiti ulteriori capannoni nel frattempo. Come vedete, la nostra azienda, lo vedete da questa immagine dove è mostrata la logistica, è un'azienda che nasce dalla produzione di lastre.
prima lastre in pietra naturale, ovviamente, ma poi nel corso degli anni di lastre di prodotti tecnologicamente più avanzati. Oggi, diciamo, Cosentino è presente in tutto il mondo, credo che oggi abbiamo superato i 100 paesi dove abbiamo una logistica presente e ha una rete di venditori molto elevata. Oggi siamo circa 5.000 dipendenti in tutto il mondo e gran parte sono dedicati proprio all'aspetto logistico commerciale. Come vedete, i nostri stabilimenti, dalle immagini che potete vedere, sono dei veri e propri laboratori altamente robotizzati e diciamo con un attentissimo controllo a quelli che sono gli aspetti della salute e della sostenibilità. In questo ambito non mi soffermerò nel parlarne, ma sui nostri siti potrete trovare ampia, diciamo, documentazione di tutto questo. Cosentino appunto produce lastre e in particolar modo, diciamo, oggi è dominante nella nostra produzione la gamma Decton. Si tratta di superfici ultracompatte. Ultracompatte, diciamo, deriva da una tecnologia TSP di sinterizzazione delle pietre. Oggi non, diciamo, non mi dilungherò nel parlare della composizione dei materiali, perché sono tutte cose che trovate molto agevolmente sui nostri siti, quindi ne parlerò molto rapidamente. Ciò che è al momento importante è che diciamo, la nostra produzione attuale, attraverso, diciamo, la possibilità di avere spessori anche molto bassi, come i 4 o gli 8 mm di spessori, con lastre di dimensioni notevoli, nel caso di Decton di 3,20 m per 1,44 m di larghezza, consente appunto di utilizzare questi prodotti planari per molteplici elementi all'interno dell'ambiente bagno. Nelle prossime slide poi entreremo nel dettaglio. Perché Decton, diciamo, facilita anche, diciamo, l'utilizzo di questo materiale per tutti gli elementi relativi alla progettazione di un bagno? Perché ha caratteristiche straordinarie rispetto a una pietra naturale o rispetto anche a altri tipi di prodotti. Come potete vedere, qui sono brevemente elencate queste caratteristiche. Direi che nell'ambiente bagno sono di grande rilievo, appunto, la resistenza ai graffi e la resistenza all'abrasione, una grande resistenza alla macchiatura e una totale assenza di porosità che rendono lavabile, diciamo, il prodotto molto facilmente e inattaccabile dalle macchie, anche di agenti, diciamo, aggressivi. È un materiale che non cambia la sua stabilità cromatica nel tempo perché non ha alcuna, diciamo, influenza da parte dei raggi ultravioletti. E questo consente anche di utilizzarlo, per esempio, negli ambienti esterni. Ha una grande resistenza al calore ed ha una dilatazione termica pressoché nulla. Allora, tutte queste caratteristiche messe insieme effettivamente lo rendono un prodotto che è molto facilmente utilizzabile in tutti gli ambiti della progettazione del bagno. E non solo, ovviamente, ma oggi parliamo in particolar modo del bagno. Decton è un elemento che viene prodotto in una vasta gamma di finiture, qui ne mostro solo alcune, alcune tra l'altro sono delle novità, è difficile anche qui andare diciamo a fondo in questo genere di discussione. Di nuovo, appunto, sul sito www.decton.it trovate tutte le finiture in alta definizione, quindi potete ampiamente andarvele a vedere. È una gamma, diciamo, che presenta delle finiture superficiali ad altissima definizione diciamo alcune con un aspetto glossy, quindi un aspetto vetrificato che rende molto tridimensionale l'aspetto della superficie. Quindi, diciamo, prodotti che nonostante abbiano delle caratteristiche tecnologiche molto molto avanzate, restituiscono comunque delle superfici di altissimo pregio.
La seconda gamma di lastre che attualmente sono prodotte da Cosentino, oltre alla pietra naturale, è la gamma Silestone. La gamma Silestone è una gamma di conglomerato di quarzo. Anche qui non mi dilungo a dire che cos'è il quarzo, perché lo trovate tranquillamente sul sito silestone.com.it. È comunque, diciamo, un conglomerato di pietra di quarzite. Oggi, diciamo, per questioni di sostenibilità, stiamo gradualmente sostituendo il quarzo con altre pietre naturali per rendere il prodotto più sostenibile, con un ciclo di vita più sostenibile. Quindi attualmente, diciamo, la variabilità di quantità di quarzo contenuto nelle lastre è differente da prodotto a prodotto e tendenzialmente va riducendosi, pur mantenendo le garanzie di qualità del prodotto, che come potete vedere dalla slide è garantito fino a 25 anni, diciamo, dalla posa del materiale. Questo prodotto viene, tra le altre cose, come lastra madre, prodotto in due formati e due dimensioni, agevolando anche appunto la gestione degli sfridi e diciamo la possibilità di fare lastre di grandissimo formato, perché la lastra Jumbo è di lunghezza nominale 3,25 m e di larghezza 1,59 m, quindi quasi 1,60 m. Allora, le finiture di Silestone sono anche qui infinite, sono ad oggi circa un'ottantina e quindi ve ne mostro solo rapidamente alcune. La cosa interessante è che le finiture di Silestone possono essere sia opache che lucide e diciamo questo vale per tutti i prodotti. Ovviamente anche qui abbiamo finiture che simulano le pietre naturali, i marmi e i graniti, alcuni sono prodotti venati e qui la venatura è passante su tutto lo spessore del materiale. Silestone è prodotto in tre spessori attualmente, 12, 20 e 30 mm di spessore. Quindi, diciamo, attraverso queste due gamme, Silestone ed Acton, Cosentino oggi si presenta sul mercato non più come un mero produttore di lastre, ma come un partner per i progettisti nell'ambito della progettazione in generale. In questo caso parliamo di bagni e Cosentino, diciamo, ha in pancia una gamma di prodotti che è denominata Bath Collection, Bathroom Collection, che sostanzialmente parla di tre elementi. Top lavabo, quindi piani lavabo, piatti doccia e rivestimenti di pavimentazioni e pareti. E diciamo con questa gamma così completa, effettivamente il bagno può essere quasi completamente concepito attraverso i nostri materiali. Scusate che è un pochino lento nel fare scorrere le immagini. Allora, parlando di lavabo, ovviamente oggi il concetto di lavabo è, diciamo, a un stadio molto avanzato. Oggi il lavabo molto spesso è un mobile che integra appunto tutte le attività relative al lavarsi. In questo caso vedete appunto degli elementi che sono appunto concepiti come dei veri e propri mobili. La gamma Bath Collection di Cosentino ha una decina di tipologie diverse di materiali, ma in realtà, come potete vedere anche dai disegni che sono qui allegati, gli elementi vengono fatti su progettazione. Quindi è possibile, diciamo, congegnare e inventarsi dei top lavabo con lavabi integrati e non con elementi portasalvietta, con shelves, quindi con scaffalature inferiori attraverso appunto la consulenza che noi e i nostri uffici tecnici centrali offriamo ai progettisti. Normalmente il progettista ci porta l'idea, sviluppiamo insieme, diciamo, il design degli oggetti
tenendo in conto anche appunto degli sfridi, delle dimensioni massime e diciamo delle dimensioni tipiche che questi elementi devono avere, avendo noi anche una grande esperienza di come vanno gestiti gli scarichi, di come vanno gestiti i carichi e come questi debbano essere o nascosti o evidenziati a seconda diciamo del design che il progettista vuole ottenere. Tutti questi elementi sono producibili in tutte le finiture, diciamo, presenti nella gamma Silestone e alcuni anche nella gamma Decton. E se la slide avanti. Ecco qui alcuni altri esempi. Come vedete, appunto, nell'immagine in alto a sinistra, già qui abbiamo un concetto più avanzato, perché come vedete appunto la progettazione del bagno è generata dalla pavimentazione, dal rivestimento delle pareti con lastre di grande formato, in questo caso tra l'altro anche specchiate, perché con alcuni pochi prodotti della gamma Silestone e Decton è possibile diciamo avere la specchiatura. Quindi come vedete qui l'ambiente bagno è costituito da piatti doccia, da pavimentazioni, da top lavabo e da rivestimenti che sono stati concepiti con i nostri materiali, ovviamente con finiture diverse. Qui appunto si introduce anche per esempio il concetto di porta salviette integrato, perché noi siamo in grado già dai nostri stabilimenti di forare nelle dimensioni volute, diciamo, le lastre componenti gli elementi con appunto elementi stondati porta salvietta e con altri tipi di elementi integrati. Qui, come vedete, appunto, di nuovo sono i disegni che vengono prodotti dai nostri uffici tecnici prima della produzione degli elementi, perché normalmente il flusso delle informazioni è quello di consulenza alla progettazione. Una volta che la progettazione esecutiva è terminata, gli esecutivi vengono inviati al nostro ufficio tecnico, che è molto vicino alla produzione, viene fatto un rapido consulto e attraverso questo consulto vengono restituiti dei disegni costruttivi che il progettista deve, diciamo, confermare per la produzione. Questi, diciamo, disegni ovviamente contemplano anche tutte, diciamo, le bordature, le finiture, gli spigoli, i rinforzi che sono necessari a rendere strutturalmente valido l'elemento che viene prodotto. A volte diciamo ci vengono richieste alcune forme e alcuni elementi di design che difficilmente potrebbero avere una solidità strutturale sufficiente, soprattutto in fase di trasporto. Quindi molto spesso i nostri uffici tecnici consigliano dei rinforzi, ovviamente non a vista ma nascosti, o delle modificazioni tali da rendere questo elemento, diciamo, strutturalmente efficace ed efficiente anche nella sua durata di esercizio. Ovviamente, diciamo, come vi dicevo prima, non è solo il top lavabo che può essere progettato, ma possono essere progettate mensole. In questo caso, appunto, questi elementi sono realizzati con la gamma Decton e comportano l'utilizzo di lavabi in ceramica integrati. Ovviamente, diciamo, voi vedete elementi rettangolari, ma non è detto che questi elementi debbano per forza essere rettangolari, possono avere anche forme più complesse dovute magari a rientri o spigolature necessarie per l'apertura delle porte, eccetera, eccetera. Quindi voi qui vedete degli elementi standard a pianta rettangolare, ma in realtà questo non è una regola, è una norma. Può essere una regola dal punto di vista del design, ma se è necessario fare altre forme è possibilissimo con la nostra consulenza poterle ottenere. Ovviamente appunto anche tutti questi elementi sono realizzabili in tantissime finiture
Ecco, qui diciamo, vedete anche così, giusto per farvi capire il contributo, no, di un'azienda come la nostra, che al di là di offrire dei prodotti, offre anche veramente dei servizi. In ambito hotellerie, per esempio, vengono realizzati degli abaci, come vedete sulla destra, abaci che vengono fatti anche stanza per stanza, soprattutto in caso di refit di una struttura ricettiva, perché molto spesso, anche se di pochi centimetri o magari anche di molti o di forme diverse, ogni stanza ha delle sue peculiarità. E quindi gli elementi, diciamo, sono definiti anche già a livello di abaco in tutte le loro caratteristiche: presenza o meno di forometrie porta salvietta, presenza o meno di forometrie soprapiano per alloggiare lavabi soprapiano integrati sottopiano. Appunto forme geometriche diverse. Qui appunto sulla sinistra vedete per esempio una forma di un piatto, di un top lavabo che era stremato ai due estremi, e questo perché in quelle stanze appunto l'apertura della porta non poteva avvenire se non riducendo la dimensione del top lavabo. Anche qui, come vedete, appunto, vengono definiti come sono realizzate le velette, le spigolature, che possono avere anche qui dimensioni e forme diverse. Un altro elemento, appunto, che diciamo è fondamentale per la realizzazione della progettazione di un bagno sono, diciamo, i piatti doccia. Cosentino, appunto, attraverso la sua gamma Bath Collection, produce tutta una vasta gamma di piatti doccia. Che possono raggiungere dimensioni anche notevoli, fino a 3 metri di altezza, di lunghezza per 1,20 m di larghezza, con scarichi di diverso tipo, pendenze di diverso tipo, scarichi centrali, scarichi laterali, scarichi di spigolo, scarichi a scomparsa, scarichi a vista, quindi a seconda delle necessità estetiche, ma anche diciamo di quelle tecnologiche, perché non sempre magari alcuni scarichi preesistenti consentono di fare scarichi a scomparsa, si trovano soluzioni di tipo diverso. Qui vedete appunto anche qui l'applicazione appunto di un piatto doccia Cosentino con scarico centrale a scomparsa, e lo vedete in due finiture diverse, che viene completato poi anche da rivestimenti parietali e da pavimentazioni. Anche per quanto riguarda i piatti doccia, diciamo Cosentino customizza i propri elementi e consente anche, per esempio, di realizzare piatti doccia con rastremature in caso di pilastrature o sezioni tecniche che devono alloggiare il vano. Quindi anche qui, nuovamente, non è strettamente necessario che la pianta della nostra doccia sia rettangolare, può essere di qualsiasi forma. Qui purtroppo non ho trovato degli esempi da portarvi, ma noi facciamo docce trapezoidali, docce diciamo con poligonali complesse, laddove diciamo gli spazi dove va inserito questo elemento richiedono appunto un design particolare. Ovviamente le docce sono un elemento che ha una rischiosità, e quindi come potete vedere dai disegni sono disegnate diciamo delle strips, che sono semplicemente delle lavorazioni meccaniche che rendono il prodotto meno scivoloso e permettono alla gamma di docce Cosentino di raggiungere gli standard normativi in termini di scivolosità. Ogni piatto doccia viene correlato da una scheda tecnica che appunto riporta le normative di riferimento e i parametri entro i quali rientra il nostro tipo di doccia. La doccia può essere anche qui molto customizzata, perché per esempio anche le strip che consentono di avere un grip possono essere di tipo lineare, possono essere di tipo circolare, possono essere a spina di pesce, quindi esistono tantissime possibilità. Qui per esempio nell'immagine ne vedete alcune a spina di pesce con uno scarico laterale a vista, e qui vedete per esempio invece un piatto doccia totalmente integrato, quindi a filo pavimento, che è un argomento che non approfondirò perché il mio collega di Rare alla fine parlerà proprio di questo
tipologia di piatti doccia che oggi sono laddove è possibile realizzarli avendo degli spessori idonei, sono molto diciamo utilizzate anche nell'hotellerie laddove è necessario avere accesso per disabili sono sostanzialmente obbligatori. Qui come vedete il vetro diciamo di contenimento è integrato, quindi è possibile fare svasature e rifilature delle lastre per alloggiare i vetri. E come vedete anche qui diciamo la doccia si completa con un rivestimento che ha anche le sue complessità e altri elementi di arredo. Ovviamente appunto parlavamo di bagno integrato perché oggi effettivamente diciamo l'ambiente bagno è da considerare un ambiente totalmente integrato e dal punto di vista tecnologico e dal punto di vista del design. E noi crediamo che la nostra azienda attraverso la collaborazione con voi progettisti sia in grado di restituire appunto degli oggetti unici di design che diventano anche appunto un elemento dell'abitare di notevole rilevanza estetica. Scusate. Ovviamente, diciamo, quando parliamo di rivestimenti in grande formato, parliamo di lastre veramente di grande formato, e lastre che arrivano appunto a 3,20 m di altezza fino a 1,40 m, 1,60 m di larghezza, che oggi è possibile in gran parte installare proprio perché aziende come la nostra sono riuscite ad ottenere lastre di grandi dimensioni in spessori molto sottili, quindi diciamo limitandone i carichi e agevolandone soprattutto l'installazione. Ovviamente diciamo gli spessori e diciamo, le dimensioni delle lastre devono essere effettivamente concepite attraverso una consulenza da parte nostra, perché molto spesso vi sono delle limitazioni che necessitano di utilizzare alcuni spessori piuttosto che altri, o anche tecniche di posa, ma di questo parlerà l'ingegnere di Chiara dopo di me, che necessitano di appunto prodotti di una certa consistenza, anche e soprattutto dal punto di vista della tiro in quota dei materiali e della logistica di movimentazione in cantiere. Come vedete, ovviamente è possibile anche rivestire, diciamo, elementi mobili come le porte. E diciamo appunto qui parliamo proprio di progettazione integrata, dove gli elementi, diciamo, lavabo si integrano perfettamente con gli elementi di rivestimento e con le pavimentazioni in un unicum che rende, diciamo, una ambiente effettivamente diciamo di forte impatto di design, di forte impatto architettonico. Ovviamente concludo dicendo che chiaramente noi stiamo parlando di bagni, ma Cosentino è una multinazionale che è in grado di realizzare grandi impianti e soprattutto attraverso la gamma Decton oggi noi siamo molto apprezzati in ambito piscine e diciamo in ambito progettazione di spa e di centri benessere, perché questo materiale è sostanzialmente veramente indistruttibile e non teme anche tutte le applicazioni chimiche che in questi ambiti vengono utilizzate per le sanificazioni degli ambienti. Da ultimo vorrei anche dire che l'utilizzo delle grandi lastre negli ambienti umidi, quindi negli ambienti bagno, come appunto nei centri benessere, non ha solo una valenza estetica, ma ha soprattutto anche una valenza, diciamo, relativa alla salubrità degli ambienti, perché molto spesso, diciamo, proprio all'interno delle fughe tra una piastra e l'altra che si possono annidare appunto muffe, licheni e diciamo batteri. Ovviamente esistono dei materiali, ma di questo di nuovo ne parlerà l'ingegner di Chiara, che evitano questo, però è chiaro che la riduzione dell'elemento fuga riduce anche appunto la possibilità che si formino batteri o elementi di disturbo per la salubrità dei nostri ambienti. Io con questo avrei concluso e passerei la parola all'ingegner di Chiara. Grazie Marco e buongiorno a tutti. Provo intanto a condividere il mio schermo.
Nel frattempo mi presento nuovamente, sono Francesco Di Chiara e lavoro in MAPEI nel reparto di assistenza tecnica. Sperando che, non so se riuscite a vedere la presentazione. Ecco qui. Allora, nella mia presentazione di oggi parleremo un attimo dei sistemi che MAPEI ha sviluppato e che è in grado di offrire per la posa delle lastre di grande formato, che diciamo che, come abbiamo visto, è il trend degli ultimi anni. In questa breve presentazione, gli aspetti fondamentali, i concetti che vorrei trattare sono essenzialmente l'evoluzione delle piastrelle ceramiche nel corso degli anni, quindi dagli anni 50 ad oggi. Vedremo un attimo il cambiamento della tipologia dei rivestimenti, ma anche del formato. Parleremo della normativa di riferimento, perché immagino che la maggior parte delle persone collegate siate dei professionisti, quindi è importante sapere che in Italia esiste una norma che regola la posa dei rivestimenti ceramici. Parleremo dei prodotti per la preparazione dei supporti, che è un elemento fondamentale, e questo è un discorso generico che va al di là della posa di una lastra di grande formato. E per ultimo parleremo di alcuni sistemi, di alcuni adesivi e prodotti che MAPEI ha studiato e che ha sviluppato specificamente per la posa delle lastre di grande formato. In questa slide vediamo come dagli anni 50 ad oggi siamo passati alla posa di bicottura, quindi piastrelle di piccolo formato assorbente, e ovviamente con questo tipo di materiale, quindi con un alto grado di assorbimento. È ovvio che non veniva richiesto all'adesivo di quei tempi delle caratteristiche prestazionali molto elevate. Dagli anni 50 si passa agli anni 70 con la monocottura, agli anni 90 in cui vediamo sempre più spesso l'introduzione del mosaico vetroso, del gres porcellanato e qualche anno più avanti, come avete visto, i materiali sintetizzati di Cosentino. Se parliamo di questi ultimi tre casi, quindi il mosaico vetroso, o il gres porcellanato o il materiale di Cosentino, parliamo di materiali non assorbenti. È in questa fase che diventa fondamentale da parte delle aziende produttrici di adesivi e di prodotti, in generale prodotti chimici per l'edilizia, lo studio di prodotti sempre via via più performanti a livello appunto meccanico. Se possiamo dire 30 anni fa, se consideravamo le voci di capitolato, le specifiche di 30 anni fa, una piastrella delle dimensioni di 30x30 centimetri poteva essere considerata una piastrella di grande formato, come avete visto oggi, i produttori sono arrivati a produrre piastrelle, che ormai possiamo chiamarle lastre, che arrivano, come avete visto, a 3,20 m per 1,40 m o per 1,60 m. Alcune di queste lastre hanno anche uno spessore sottile e alcune hanno una stuoia di rinforzo sul retro della lastra che di conseguenza rappresenta un elemento estraneo, quindi ancora di più diventa fondamentale lo studio e l'utilizzo di prodotti specifici. In Italia, direi fortunatamente, esiste una norma che regola la posa dei rivestimenti ceramici. È la norma UNI 11493, che è stata emanata nel giugno del 2013 e aggiornata 3 anni dopo, nel giugno del 2016. È un documento, secondo me, ben fatto, che fornisce delle istruzioni per la progettazione, l'installazione e la manutenzione di rivestimenti ceramici, ovviamente. In questa norma viene spiegato e viene descritto anche cos'è una lastra di grande formato, perché oggi a livello commerciale le lastre di grande formato vengono definite lastre XL, lastre XXL, però la norma specifica cos'è una lastra di grande formato e in particolare definisce una piastrella in cui un lato supera 60 cm, quindi basta soltanto un lato. La norma considera questa tipologia di piastrella lastra di grande formato. E nel caso di piastrelle sottili, anche qui dà una definizione, tutte le lastre che hanno uno spessore nominale inferiore a 6 mm vengono considerate lastre sottili. Ovviamente per le lastre di grande formato la normativa dà delle prescrizioni un po' più restrittive riguardanti la preparazione del supporto, la planarità e la scelta di materiali specifici. È ovvio che con le lastre di grande formato è cambiato un po' il packaging, forse un po' tutti siamo abituati a vedere in cantiere delle piastrelle di piccolo formato che arrivavano appunto con questo packaging, con queste scatole.
con le lastre XL o XXL, quindi con le lastre di grande formato, cambia l'approccio. Perché? Perché queste lastre arrivano in cantiere con, sotto forma di questi box o attraverso dei cavalletti, dipende il fornitore del materiale. Però l'approccio con le grandi lastre deve necessariamente partire dalla fase preliminare di progettazione. Perché? Perché devo essere sicuro di poter stoccare questo materiale una volta arrivato in cantiere. Devo essere tra l'altro sicuro di poterlo movimentare, perché quasi sempre arriva lontano dal luogo di posa, e se poi il luogo di posa non è al piano terra ma è un piano sovrastante, immaginando il bagno di quella palazzina, bisogna capire come portare la grande lastra anche al piano. La movimentazione in linea generale delle grandi lastre avviene grazie all'utilizzo di questi strumenti, ed esistono tante aziende che producono queste strumentazioni, che sono essenzialmente dei telai muniti di ventosa, come vedete nell'immagine, che permettono una movimentazione agevole e in tutta sicurezza dell'applicatore, o meglio degli applicatori, perché questo è un altro grande cambiamento, perché ovviamente per posare le grandi lastre ci vogliono almeno due posatori come minimo, dipende dal formato, e la sicurezza anche per la lastra, quindi per evitare che si possa rompere. Allora, come MAPEI, immagino che tutti conosciate la nostra azienda, abbiamo 19 linee di prodotto, quindi riusciamo a coprire un po' tutti i settori dell'edilizia, quindi diversi campi applicativi. Da catalogo abbiamo più di 5.000 prodotti. Entrando nello specifico dell'argomento di oggi, ovvero del bagno, anche qui MAPEI offre una gamma completa di prodotti per la preparazione del supporto. Partiamo dal massetto, sicuramente qui in gamma abbiamo tante tipologie di massetti, uno fra tutti, forse quello più comune e conosciuto, è il Top Chain Pronto, che è un massetto premiscelato a rapido asciugamento che permette la posa di un rivestimento ceramico già dopo 24 ore, quindi non occorre aspettare i famosi 28 giorni, o la famosa regola della letteratura 7 giorni per centimetro. Dopo 24 ore posso già posare il rivestimento e ottenere ovviamente un supporto meccanicamente resistente con elevate prestazioni. Abbiamo detto che con le lastre di grande formato la normativa richiede un sottofondo perfettamente planare. Se la lastra è non solo di grande formato, è sottile, ci sono delle restrizioni, delle tolleranze ancora più restrittive. Per intenderci, senza entrare nel dettaglio della tolleranza e dei numeri, il supporto, il sottofondo deve essere quasi una tavola da biliardo. E se questo non lo è, a monte posso intervenire con dei prodotti specifici, anche qui diversi prodotti, uno fra tutti, quello più comune, adesso ho inserito nelle slide quello che più spesso magari consiglio a voi progettisti, o anche quello che vedo molto spesso nelle varie voci di capitolato dei progetti. Il Planning Top Fast 330 è una rasatura cementizia rapida, da qui il nome Fast. 330 sta da una rasatura da 3 mm fino a 30 mm di spessore, quindi serve per regolarizzare il fondo, quindi renderlo planare prima della posa del rivestimento. Parliamo di un ambiente di un bagno, quindi un ambiente umido, quindi risulta fondamentale e importante anche impermeabilizzare le superfici. Do per scontato che tutti conosciate il Mapelastic, che è quello che vedete qui nell'immagine. Il Mapelastic è un prodotto cementizio bicomponente, quindi polvere e lattice. Anche qui molto spesso viene specificato e viene utilizzato in ambienti bagni, piscine, vasche. Un'ottima alternativa al Mapelastic è la sua versione pronta all'uso, quindi il Mapelastic Aqua Defense. Pronta all'uso perché è molto utile e comodo in un ambiente confinato, in un ambiente chiuso, perché ovviamente non va miscelato, apro il fustino, lo applico a rullo in due mani, è un prodotto rapido, quindi che permette di eseguire una posa in tempi molto rapidi. Una volta che ho preparato adeguatamente il supporto, passo all'altro argomento fondamentale, che è la scelta dell'adesivo. Anche qui in MAPEI, chi ci conosce sa che in gamma abbiamo una vastissima linea di adesivi per materiali ceramici o similari. In linea generale, con le grandi lastre, visto il formato, quindi visto la possibilità di comunque una deformazione, visto la possibilità di piccoli movimenti del supporto, occorre utilizzare un adesivo di classe C2, quindi cementizio ad aderenza migliorata. Perché? Perché comunque devo aderire su piastrelle che sono pochissime assorbenti,
a maggior ragione se sul retro della lastra c'è una stuoia di rinforzo che solitamente è incollata con adesivo poliuretanico, quindi ancora più ostico da incollare, tra virgolette. Quindi deve essere un adesivo altamente prestazionale di classe S1, e S1 nella classificazione degli adesivi indica la deformabilità dell'adesivo, quindi la capacità dell'adesivo di assecondare piccoli movimenti del rivestimento o piccoli movimenti del supporto. Un adesivo di classe S1 è un adesivo deformabile, un adesivo di classe S2 è il massimo in termini di deformabilità, quindi un adesivo altamente deformabile. Questi adesivi che vedete nella slide sono una nuova tecnologia di adesivi che MAPEI ha sviluppato specificatamente per la posa delle grandi lastre. Sono cosiddetti adesivi alleggeriti, la famiglia si chiama Ultralight, nella famiglia ci sono degli adesivi di classe S1 e la versione rapida dell'S1 Quick e l'Ultralight S2 con la sua versione rapida. Alleggeriti perché? Perché contengono all'interno delle sferette cave di vetro che conferiscono al prodotto dei plus aggiuntivi rispetto agli adesivi tradizionali. In questa slide li ho un attimo riassunti, ottima lavorabilità, nel senso che gli adesivi alleggeriti sono cosiddetti adesivi a reologia modificata, cioè sono adesivi che hanno una consistenza, passatemi il termine, più cremosa, quindi più facile da applicare da parte del progettista, e a parità di condizioni, poi vedremo come viene steso e come deve essere steso l'adesivo, però a parità di condizioni si ha un'eccellente bagnatura del retro della lastra. L'altra caratteristica fondamentale degli adesivi ultralight, da qui il nome un po' ci aiuta, è il loro peso ridotto, quindi sono prodotti a un basso peso specifico. Significa che il sacco di ultralight, di tutta la famiglia ultralight, ha lo stesso volume di un adesivo tradizionale, che tutti sappiamo essere circa 25 kg, 23 o 25 kg, mentre il sacco di adesivo ultralight ne pesa soltanto 15, quindi facile da trasportare. Ma nonostante il sacco ha all'interno 15 kg di prodotto, riesco a coprire gli stessi metri quadri di un adesivo tradizionale, quindi col sacco di ultralight copro gli stessi metri quadri di un sacco tradizionale che in realtà pesa 25 kg. Quindi una riduzione dei costi di trasporto, perché? Perché a parità di metri quadri da posare devo trasportare un minor quantitativo di materiale in peso. L'altro aspetto fondamentale è che abbiamo detto che a livello compositivo, tecnologico, all'interno del sacco ci sono delle sferette cave di vetro derivante anche da materiale riciclato, quindi un occhio alla sostenibilità. E un altro plus, specialmente in un ambiente confinato come in un bagno o in generale un ambiente chiuso, è la tecnologia low dust. La tecnologia low dust significa che c'è un additivo all'interno che diminuisce il quantitativo di polvere durante la miscelazione, quindi la polvere che ovviamente l'applicatore, il posatore respira quando miscela il prodotto. Quindi questa è una nuova tecnologia che aiuta sia il posatore, ma soprattutto fornisce un prodotto al posatore stesso per incollare la lastra in maniera duratura nel tempo, in maniera ovviamente sostenibile per tutti. Entriamo nel dettaglio di come si applica. Abbiamo capito quali adesivi consigliare nel caso delle grandi lastre, quindi o l'Ultralight S1 o la versione addirittura S2, che è quella altamente deformabile. Con le lastre di grande formato, qui la normativa prescrive la doppia spalmatura. La doppia spalmatura è banale, si capisce già dal termine, vuol dire applicare l'adesivo sia sul supporto che sul retro della lastra, al fine di ottenere quello che la normativa definisce letto pieno di adesivo, quindi una distribuzione uniforme e l'assenza di vuoti. La doppia spalmatura però è un metodo per raggiungere l'obiettivo del letto pieno. Con le grandi lastre va fatta in maniera efficace. C'è tutta una procedura da seguire. La doppia spalmatura, come abbiamo detto, nel caso del supporto viene fatta solitamente con una spatola dente 10, questi sono dei consigli pratici che nascono dall'esperienza di tutti, un po' gli attori coinvolti, quindi sia dei progettisti, dei direttori lavori, delle imprese fornitrici delle lastre, delle imprese fornitrici dei materiali. Quindi da quando sono iniziate appunto il trend delle grandi lastre, abbiamo tutti capito qual è il metodo giusto per posare una lastra di grande formato. Questa è la spatola che si utilizza, una spatola dente 10, quindi 10 mm quadrato. Alcuni produttori consigliano, produttori di attrezzature, anche una lastra dente 10 inclinato. Il dente inclinato a cosa serve? Serve già ad inclinare in fase di partenza quello che in gergo si dice berme della colla, in modo tale che si abbia una prima distribuzione omogenea della colla.
vetro della lastra, ovvio, non vado ad utilizzare una spata del dente 10, perché è vero che utilizzo un adesivo alleggerito, quindi con un basso peso, però non ha senso tecnicamente caricare di peso il retro della lastra, anche per agevolare la movimentazione stessa. Di solito si utilizza una spatola dente 3, e quando il sottofondo non è perfettamente planare, cosa che non dovrebbe essere, perché se non lo è intervengo a monte con delle rasature, utilizzo una spatola con un dente un po' più grande, una spatola dente 5. Cambia anche la metodologia di stesura dell'adesivo. Forse fino a qualche tempo fa tutti eravamo abituati a vedere in cantiere, sia appunto i posatori che il progettista, o meglio il direttore dei lavori, un'applicazione dell'adesivo in maniera direi casuale o ad arco, come si suol dire. E oggi con le grandi lastre la tecnologia di stesura dell'adesivo deve avvenire in maniera lineare. In maniera lineare non solo, mantenendo lo stesso verso tra il retro della lastra e il supporto, quindi non incrociando mai i vermi della colla, quindi la stesura della colla tra supporto e retro della lastra. Solitamente l'altro consiglio è applicare la colla sul lato corto della lastra. Perché è fondamentale questa metodologia di stesura dell'adesivo? E perché non va mai consigliato di incrociare le mani? Perché una volta che poi verrà posizionata la lastra, in questa slide lo vedete a pavimento, ma analogamente potete immaginare in verticale, comincerà il procedimento di battitura della lastra. Il processo di la battitura della lastra può venire o attraverso l'ausilio di uno strumento manuale o meccanico, che è quello che vedete a destra, ma in ogni caso la metodologia è la medesima, quindi la battitura va fatta dal centro della lastra verso l'esterno, in modo tale che l'aria, le bolle d'aria intrappolate nel retro della lastra, possano fuoriuscire. Da qui si capisce perché bisogna evitare di incrociare le due mani, perché altrimenti le bolle d'aria non sono in grado di uscire, quindi di garantire il cosiddetto letto pieno di adesivo. Con questa slide vogliamo mostrarvi, ovvio che non vi chiediamo una volta posata la lastra di sollevarla perché rischiate di romperla, però a livello proprio di formazione questo vuol dire letto pieno, quindi la distribuzione uniforme di adesivo su tutto il retro della lastra, quindi l'assenza di vuoti. È ovvio che l'ottenimento di questo risultato può avvenire con l'utilizzo di adesivi specifici, ma ovviamente anche con degli applicatori formati e professionisti nel campo appunto della posa delle grandi lastre. Una volta incollata la lastra, l'altro aspetto fondamentale è anche la fuga. La fuga, sappiamo benissimo, siamo tutti dei tecnici, ha sì un aspetto estetico, ma soprattutto ha un aspetto funzionale, ha un aspetto tecnico. Infatti, questo è un tema molto dibattuto in genere con i progettisti, la norma, all'interno di questo documento, la norma vieta tassativamente la posa in accostato. Potrebbe essere un paradosso, perché dico aumento il formato delle lastre perché voglio diminuire la fuga, però la normativa vieta tassativamente la posa in accostato perché dà alla fuga una funzione tecnica, che magari in un ambiente interno può sembrare, può essere marginale, però immaginate in esterno con i gradienti termici, con magari formati molto grandi anche di colore scuro, tutte le piastrelle, tutti i materiali in genere si deformano, quindi la fuga insieme ai giunti elastici ha il compito di diminuire quello che viene detto il modulo elastico, quindi la rigidezza del rivestimento. La normativa dà il minimo di 2 mm, questo per applicazioni in interno. Ovviamente se sono in esterno, secondo le condizioni specifiche del cantiere, la dimensione della fuga ovviamente va aumentata. Come MAPEI siamo in grado di offrire sia un pacchetto completo di fugature cementizie che fugature possidiche, adesso vedremo quali sono le differenze tra queste due tipologie. Nel complesso tra stuccature cementizie, stuccature possidiche e giunti elastici, siamo in grado di offrire un'ampia gamma cromatica, ben 50 colori, quindi per creare appunto delle fughe tono su tono con il rivestimento. 50 colori sono tanti, quindi possiamo un po' rispondere a tutte le esigenze sia dei progettisti che del committente finale. Entrando un po' nel dettaglio delle fughe, le fughe si dividono in due grosse categorie, stuccature cementizie e stuccature possidiche.
Tra le stuccature cementizie, visto il poco tempo, parliamo soltanto del nostro top di gamma, che è l'UltraColor Plus. L'UltraColor Plus è uno stucco cementizio altamente prestazionale. Come vedete, tra i vari plus di questo prodotto, è un prodotto resistente alle muffe, parliamo di un ambiente umido, per esempio, come un bagno. L'UltraColor Plus ha all'interno la tecnologia BioBlock, cioè degli additivi che contrastano la formazione di muffe. L'UltraColor Plus è uno stucco cosiddetto anti-efflorescenza, quindi per propria natura chimica non può generare quel sale biancastro che molto spesso si vede sotto forma di efflorescenza nei nostri rivestimenti. Sappiate che con l'UltraColor Plus chimicamente questo sale non può formarsi. L'UltraColor Plus è un fugante cementizio anche idrorepellente, quindi permette di avere delle fughe non assorbenti e quindi di conseguenza facile da pulire, e a bassissima emissione di sostanze organiche volatili, disponibile in 34 colori. Altro livello a livello di resistenza e durabilità sono le stuccature epossidiche, quindi la gamma Kerapoxy. In IMAPE le nostre stuccature epossidiche si chiamano Kerapoxy, ne abbiamo diverse tipologie con delle caratteristiche specifiche, ognuno ha le proprie caratteristiche. In linea generale però le stuccature epossidiche, essendo delle resine, quindi prodotti bicomponenti, quindi parte A e parte B che è il catalizzatore, sono delle stuccature che hanno altissime resistenze agli acidi, quindi altissime resistenze chimiche, stuccatura totalmente impermeabile all'acqua e agli agenti aggressivi. Fino a qualche anno fa, fino a un ventennio fa, come vedete dall'immagine, erano prettamente veicolate su campi applicativi industriali. Grazie alle nuove tecnologie di MAPEI, quindi lo studio dei nostri laboratori di ricerca e sviluppo, oggigiorno le nostre stuccature epossidiche sono non solo facili da applicare, quindi è stata migliorata la lavorabilità, ma soprattutto facili da pulire. Quindi perché no consigliarli anche in un ambiente bagno? Sicuramente rispetto a 20 anni fa sono molto più consigliate anche in ambienti residenziali. Perché? Perché immaginando in questo caso l'ambiente bagno, posso fornire al committente finale una soluzione duratura nel tempo, una soluzione impermeabile, resistente agli acidi, facile da pulire perché è uno stucco che ha praticamente un bassissimo grado di assorbimento, è praticamente impermeabile, colore invariato nel tempo e alta resistenza, quindi do una soluzione molto performante, sì, magari con un costo leggermente superiore rispetto allo stucco cementizio, ma molto più performante, quindi durevole nel tempo. Concludo con questa slide, spero di essere stato rapido, così lascio la parola al collega. Per completare il cerchio di posa di un rivestimento, vengono realizzate, oltre alle fughe, solitamente dei giunti elastici che vengono sigillati con un sigillante acetico, nel nostro caso il Mapesil AC, dove vengono fatti solitamente i giunti. Come vedete dalla slide, dall'immagine, solitamente negli spigoli e quando ci sono materiali di diversa natura, quindi possono muoversi, possono deformarsi in maniera diversa. Mapesil AC è un sigillante molto elastico, è disponibile negli stessi colori dell'UltraColor Plus, quindi solitamente scelgo il colore del fugante cementizio e lo stesso colore del fugante del sigillante elastico. Io ho terminato la mia parte, la mia presentazione, lascio adesso la parola al collega Dirare, ovviamente rimango pienamente disponibile nella parte finale a rispondere alle vostre domande. Grazie per l'attenzione. Buonasera a tutti, anzitutto grazie di essere intervenuti a questo seminario online. Sono appunto Pietro Ravazzani, responsabile commerciale di Rare, lavoro in azienda ormai dal 2000 e negli ultimi anni mi sono dedicato alla promozione e alla diffusione del nostro sistema ad hoc. Volevo anzitutto appunto il tema della giornata sarà la doccia a filo pavimento, dove andremo ad analizzare molto rapidamente i vantaggi di questa soluzione, come si realizza la doccia a filo pavimento nei sistemi tradizionali e il nostro approccio, cioè il Rare System, quindi un approccio un po' differente. Un brevissimo escursus sull'azienda, lasciamo degli anni 60 come costruzioni metalliche. Questo ci ha permesso di conoscere materiali non usuali per il mondo del bagno, quale l'acciaio, e abbiamo sempre avuto come fulcro l'ufficio tecnico per rispondere alle esigenze progettuali dei nostri clienti.
Nell'83 acquisiamo la divisione cabine doccia e questo ci ha permesso di venire a contatto con nuovi materiali, quali appunto l'alluminio e il vetro, ovviamente nuovi per noi perché erano materiali già ampiamente utilizzati. Negli anni, come abbiamo visto bene nella prima presentazione, Bagno si è evoluto da quello che era un mero ambiente funzionale a uno spazio di benessere. Questo si è concretizzato nella richiesta di cabine doccia minimali, quindi l'eliminazione di tutti quelli che sono gli elementi profilo, e la richiesta era sempre anche quella di una posa senza silicone. Per far questo, la nostra idea cosa è stata? Quella di realizzare dei sistemi integrati piatto cabina doccia, dove appunto il cristallo è inserito all'interno di vasche d'acciaio già drenate verso lo scarico. L'azienda è ISO 9001, siamo certificati sia per quello che riguarda le cabine dolci che per quello che riguarda le saldature sulle vasche d'acciaio. Ecco, dopo questo breve excursus arriviamo un po' all'argomento di oggi, che è la doccia a filo pavimento. Come dicevamo, è un prodotto molto richiesto dai progettisti perché anzitutto permette una forte personalizzazione, può essere rivestita quindi col materiale preferito dal cliente. Oggi, dove come abbiamo visto, c'è un forte trend inerente alle lastre di grandi dimensioni, quindi chi ha la fortuna di avere degli ambienti molto grandi possono ottenere delle scenografie tipo questa che stiamo vedendo. L'altro grande vantaggio della doccia filo pavimento è quello che è sempre realizzata su misura, quindi può essere risolutiva soprattutto nel momento in cui ci troviamo di fronte a bagni di piccole dimensioni. È funzionale, questo cosa vuol dire? Che oggi chi ristruttura un bagno sa che lui o magari un suo caro potrebbe avere in futuro dei problemi di. Quindi è molto importante anche nella zona doccia avere un accesso facilitato. Ovviamente la soluzione del filo pavimento ci permette l'abbattimento di quello che sono le barriere architettoniche. Pietro, scusa, mi permetto di interromperti. Ti consiglio magari di spegnere il video perché si sente un pochino male la tua voce. Ok, aspetta. Ecco. Vediamo se migliora. Sì, ecco, parlavamo adesso appunto dell'ultimo plus della doccia filo pavimento, che è la praticità, quindi la semplicità di pulizia del prodotto. A questo punto, con questi plus che siamo andati ad analizzare, pensiamo che dovremmo avere un mercato molto ampio delle docce a filo pavimento. In realtà ci troviamo di fronte a un mercato di nicchia con un trend di crescita sicuramente interessante, però ancora appunto, come dicevamo, un mercato di nicchia. Cioè, questo perché? Perché il problema che normalmente ci si sconta è nella realizzazione. La doccia a filo pavimento viene realizzata normalmente in opera attraverso più artigiani che si alternano sul cantiere. Questi artigiani cosa fanno? Realizzano un pavimento drenante. Quindi praticamente cosa succede? Spero che si possa vedere, si posiziona il pozzetto, viene fatto un primo massetto per alloggiare lo spessore del pozzetto stesso, bisogna aspettare i tempi di asciugatura e di maturazione del sottofondo, vengono date le pendenze. E anche in questo caso poi abbiamo i tempi di nuovamente asciugatura del massetto, perché anche le pendenze sono realizzate in opera, e poi viene fatta la terzo passaggio che è l'impermeabilizzazione. Quindi cosa succede? Abbiamo un lavoro appunto fatto totalmente in opera con tempi abbastanza lunghi, non consecutivi perché abbiamo i tempi di maturazione dei sottofondi e dei collanti, e il risultato è abbastanza incerto perché possiamo avere dei problemi a livello dell'impermeabilizzazione eseguita, sia proprio a livello della pendenza. Tante volte appunto chi opera sul cantiere non conosce esattamente la dimensione della zona doccia né lo spessore del materiale con cui andremo a rivestirlo. A questo cosa succede? Tante volte si rinuncia alla doccia a filo pavimento e la prima alternativa che viene sposata qual è? Quella di posare un comune piatto doccia proprio a filo pavimento. Una soluzione che apparentemente sembra, ma in realtà cosa comporta? Anzitutto rinunciamo a dei vantaggi della doccia a filo pavimento, cioè la personalizzazione, perché in questo caso il mood estetico sarà già ordinato
dalle aziende che hanno fornito il prodotto, e l'adattabilità, perché anche qui forme e dimensioni sono già definite a priori. In più, questi piatti doccia non nascono per essere appoggiati a filo pavimento, quindi il problema che si trova qual è? Quello di realizzare un sottofondo idoneo per accogliere lo spessore della piletta e lo spessore del piatto doccia, e al tempo stesso poi questo piatto doccia dovrà essere raccordato e impermeabilizzato con il resto della pavimentazione. Come dicevamo, non facendo per queste installazioni, viene tante volte lasciato, passatemi il termine un po' brutale, all'inventiva del posatore, e quindi anche qui abbiamo sempre una difficoltà di posa, e soprattutto nel momento in cui si crea un problema capire dove si è generato il problema e la responsabilità. Un'alternativa secondo noi invece più credibile, che è un po' semplificata, è quello dell'utilizzo delle canaline di drenaggio, quindi invece di utilizzare il semplice pozzetto e fare le quattro pendenze, viene fatta con le canaline ci permettono di avere un'unica pendenza, quindi questo facilita il lavoro, però nonostante questo è sempre un lavoro fatto tutto in opera e quindi richiede molti passaggi in cantiere. L'ultimo passaggio che invece è stato appunto negli ultimi anni, sta prendendo sicuramente piede, è quello della realizzazione in cantiere però con una posa a secco. Quindi andiamo a sostituire quello che è il massetto con dei pannelli ad alta densità che hanno già la corretta pendenza. Questo sicuramente ci dà un vantaggio in termini di certezza di non aver creato un sottofondo idoneo, che quindi non andrà a fessurarsi, e della pendenza corretta. Tuttavia, per poterlo realizzare occorrono molti componenti che devono essere sempre installati in cantiere con vari passaggi. Qui potete vedere una scheda tecnica di una delle aziende primarie del mercato, e quindi oltretutto questo lavoro può essere effettuato non più da un semplice muratore barra piastrellista, ma deve essere una persona qualificata a fare questo lavoro. In tutti questi casi poi la cabina doccia non viene fornita e viene quindi demandata a un ulteriore fornitore, il quale quindi dovremo riprendere le misure per poterla realizzare, e verrà posata in modo tradizionale, cioè con l'uso di silicone, e il risultato estetico che avremo è quello di avere dei profili comunque a vista. Detto questo, la nostra alternativa, quello che noi abbiamo proposto, cos'è? È appunto questo Rare System, che è un sistema integrato piatto cabina doccia che ci permette di nascondere tutti i normali elementi doccia, quindi creiamo questi ambienti minimali molto richiesti dal cliente. E l'idea qual è? Di realizzare questi ambienti minimali coniugando quello che è la facilità di installazione di un comune piatto doccia con i plus, i vantaggi di una doccia invece a filo pavimento, quindi la personalizzazione e l'adattabilità. Da dove partiamo per fare questo? Partiamo dal vostro progetto, perché in realtà chi crea il valore siete voi col progetto, cioè voi ascoltando quali sono le esigenze del cliente, la sua idea di bello, lo traducete in qualcosa di concreto. Questo progetto viene affidato a un unico referente, non abbiamo più il pool di artigiani, ma vi riconducete a un'azienda che vi supporta con un ufficio tecnico, che ormai ha maturato una lunga esperienza in questo ambito, e vi fornisce anche tutti gli strumenti di progettazione, non dei disegni 2D, 3D e BIM. Questo per far che poter poi fornirvi il prodotto finito, che è un prodotto col fabbricato. Cosa vuol dire col fabbricato? Che è realizzato in Rare. Quindi tutti quei procedimenti che normalmente si facevano in opera, li facciamo noi in azienda. Forniamo quindi questo elemento che si compone di 12 componenti, già tutti assemblati e pronti per la posa. Adesso non so se vedete, mi sposto sull'esploso, voi avete la piletta, una parte sottostante che è un poliuretano ad alta densità che ha la funzione di accogliere lo spessore della piletta e dare la pendenza alla zona doccia. Sopra questo abbiamo la vasca in acciaio inox, che è quella che ci permette di eliminare tutto quel lavoro di impermeabilizzazione normalmente fatto in opera. All'interno della vasca c'è un aggrappante per colla cementizia, quindi semplicemente il nostro posatore con un comune collante cementizia andrà a incollare direttamente all'interno della vasca. La vasca poi è corredata con questo insieme di profili che vedete, che sono i profili per
facilitare la posa dei rivestimenti e l'alloggio della cabina doccia. Il prodotto si posa a secco, quindi anche qui non abbiamo più i tempi di asciugatura dei collanti e dei soffondi, e quindi diventa molto rapido. Questo poi si traduce anche in un forte risparmio economico. Ovviamente la cosa deve essere sempre fatta su misura, perché noi ci dobbiamo noi adattare alla vostra esigenza e non voi adattarsi alla nostra, ad essere quindi costretti a tante volte stravolgere il vostro progetto perché non va il prodotto soddisfacente. Il prodotto viene realizzato con una dimensione di 1,5 m x 3, dimensione massima, di centimetro in centimetro, in qualunque forma, ed è già predisposto per accogliere lo spessore del materiale che avete scelto. Ultimamente ovviamente stiamo lavorando moltissimo con le lastre di grande dimensione, non ultime quelle appunto dei nostri colleghi di Cosentino. L'ultimo passaggio qual è? L'integrazione, cioè la cabina doccia viene fornita sempre da Rare, e questo ci dà anzitutto un vantaggio a livello estetico, perché come potete vedere scompaiono tutti quelli che sono i normali profili. È posato senza silicone e a livello operativo ci permette di non fare più rilievi misure, perché per noi la dima di installazione è piatto doccia stesso, quindi non dobbiamo tornare in cantiere a fare un rilievo misure, e questo ci permette anche di poi fornire il prodotto più velocemente. Ecco, questo è un piccolo excursus sul nostro prodotto in confronto con le altre soluzioni. Questa è un'infografica riepilogativa, che poi tutti questi documenti li potrete comunque scaricare, comunque vi verranno forniti, dove qui ecco, abbiamo anche un passaggio a livello di costi, perché chiaramente la prefabbricazione, oltre a tutti questi vantaggi che vi ho illustrato, porta anche una forte riduzione dei costi, proprio perché potendolo realizzare in azienda riusciamo a gestire molto meglio il processo che non facendolo in opera. Adesso vi mostro molto rapidamente le fasi di installazione, quindi ecco qui arriva il piatto doccia, quando il piatto doccia arriva vengono tolti i tasselli di polistirolo in corrispondenza del punto dove si vuole far passare il tubo di scarico, si collega il tubo alla piletta e si appoggia. Con questi tre passaggi, con un tempo stimato di circa 20 minuti, mezz'ora, si risolve un lavoro che non mediamente è di 8/10 ore di cantiere. Fatto questo, viene fatto il massetto perimetrale. Il piatto doccia, come vedete, sporge rispetto al massetto perimetrale dello spessore del rivestimento che avete scelto, perché, come abbiamo detto, il piatto è già costruito per alloggiare il vostro spessore di rivestimento. Quindi il bordo superiore del piatto doccia detta sempre la quota finita del pavimento. Questo è molto importante per i posatori perché gli semplifica molto il lavoro. Contro le pareti, vi mostro qui lateralmente, la vasca, il bordo della vasca viene innalzato di 3 cm per fare una barriera antiacqua sotto piastrella. Questo ci evita di utilizzare varie guaine. Sempre a parete, il piatto ha anche un profilo che permette di recuperare la pendenza del piatto stesso in modo tale da poter posare i rivestimenti verticali senza andare a effettuare tagli in randa. Viene utilizzato, come dicevamo, una comune colla cementizia, che come ha illustrato molto bene Mapei, con cui siamo partner, collaboratori da diverso tempo, hanno varie soluzioni, e posato il materiale. Chiaramente anche qui bisogna fare una doppia spalmatura in quanto è una grande lastra, però come vedete questa grande lastra non ha tagli. Perché non ha tagli? Perché in questo caso la piletta è stata decisa di posizionarla sul lato lungo, la griglia che andrà a rivestirla è a tutta lunghezza del lato prescelto, quindi non è necessario andare a fare dei tagli per accordare la griglia al resto della pavimentazione. Viene tolto il profilo che ha coperto, che ha diciamo salvaguardato il canale di inserimento del cristallo, e il cristallo viene qui inserito. Il canale è già drenato allo scarico e questo ci permette una posa senza silicone. Ecco, questo è il prodotto finito, come potete vedere scompaiono i vari profili e rimane molto pulito, quindi il massimo per quello che possa dare diciamo risalto agli investimenti scelti. Gli elementi che compongono il sistema RARE sono ovviamente sempre elementi che si sposa la massima pulizia e linearità del prodotto.
Ad esempio, a parete abbiamo adottato dei profili a scomparsa, quindi vengono incassati all'interno della parete, ma permettono comunque di regolare la cabina doccia di 20 mm. Questo è il profilo ad incasso che ci dà, come dicevamo, questa regolazione. Quanto riguarda invece le cabine doccia, noi forniamo più di 100 modelli di box doccia, dalle portabili con le porte scorrevoli e tutto quello che riguarda le varie cerniere e soluzioni open space. Bisogna dire che tutti i nostri prodotti sono certificati CE secondo la normativa UNIEM 14428, in quanto oggi nella comunità europea non si potrebbero vendere, acquistare, posare prodotti che non abbiano questa certificazione. Ecco, qui vi ho portato piccolissime assunte delle schede tecniche, come dicevo comunque sono tutte scaricabili dal nostro sito raresistemidoccia.com, e andiamo a vedere quelle che sono le quote di incasso, che è la cosa che, come si diceva, è fondamentale per poter fare una doccia a filo pavimento. Noi abbiamo due pilette, utilizziamo un prodotto della Tece, che è un produttore tedesco. Nella versione più bassa occorrono 72 mm di piletta, nel lato ingresso alla doccia 82. Sotto questo spazio, se non abbiamo questo spazio, la doccia a filo pavimento non possiamo realizzarla. Le pendenze, io ho sempre parlato di monopendenze, in realtà essendo tutto un prodotto fatto su progetto, può esserci la monopendenza, oppure avere due pendenze con due scarichi, oppure una parte piana, poi una pendenza e uno scarico. Ci tengo anche a dire che tutte queste dimensioni le potete scegliere voi, quindi ipotesi voi potreste avere un piatto lungo 2,50 m e dirci parte piana 60 cm, pendenza e scarico, oppure parte piana 80 cm, pendenza e scarico. Tutto sempre fatto su progetto. Oppure questa soluzione invece che abbiamo la doppia pendenza con lo scarico centrale. Ecco, questi sono i prodotti che noi consigliamo per la posa dei rivestimenti, quindi le colle fuganti. Come dicevamo, noi ci appoggiamo interamente su Mapei, la quale peraltro ci ha dato la loro distinta di prodotti, che potete vedere qui, però poi molto correttamente ci hanno anche dato il codice UNI, quindi questi sono il codice generico, che quindi nel momento in cui il posatore non avesse Mapei, sul sacchetto di colla trova queste diciture e sono i codici corrispondenti per la posa. Come vedete, ad esempio, il primo che vediamo qui, posa orizzontale, questa è la colla, C2 individua una colla cementizia con un coefficiente di asciugatura medio, standard. Ecco. Qui abbiamo invece una piccola slide dove vi faccio vedere alcuni esempi di piatti realizzati. Come vedete, c'è di tutto e di più, quindi non ci sono assolutamente vincoli nella realizzazione. Ecco, ho finito per quello che riguarda la presentazione del nostro prodotto e degli altri prodotti, un po' di un confronto, spero che possa essere stato interessante. Adesso vi ho portato alcune immagini riguardanti delle realizzazioni fatte sia in ambito residenziale che in ambito contract, dove andremo a vedere il risultato finale e vi darò alcuni spunti dei problemi che ha risolto l'utilizzo di Rare System rispetto alla realizzazione in opera. Ecco, questa è una villa che abbiamo realizzato a Firenze, dove qui l'intervento hanno mantenuto. Sì? E tue slide vanno in ritardo, prova a chiudere il file e ricaricarlo nella pagina corretta. Ah, ok, scusate. Scusate un attimino. Eravamo fermi alla pagina con la citazione. Ah, perfetto, sì. Allora, adesso non so se lo vedete. Un attimo. Ok, adesso siamo nella pagina funzionale abbattimento barriere architettoniche. Ok, io adesso sono nella pagina case history, lo vedete? Sta avanzando lentamente. Ah, okay. Ok, adesso sei a case history. Esisto, grazie mille, avevo letto così adesso magari le faccio vedere meno e mi soffermo un po' di più su ogni singola immagine così riusciamo a vedere tutti. Grazie, ecco. Pietro. No, grazie a voi, grazie a te, molto gentile.
Ecco, questa prima immagine è un bagno di una villa a Firenze dove qui è stato mantenuto il bagno esistente, quindi avevamo una pavimentazione in cotto, è stata sostituita semplicemente la vasca da bagno. Tolta la vasca da bagno viene realizzata questa doccia a filo pavimento, scelgono questo rivestimento e come potete vedere, spero, lo scarico è posizionato sul lato lungo. La difficoltà che c'era in questo caso qual era? Era la posizione, quella che vedete, dei cristalli. E il cliente cosa ha chiesto? Il cliente, l'architetto, cosa ha chiesto? Voglio che il cristallo sia posato esattamente nel punto di congiunzione tra il cotto e il gres porcellanato, perché ovviamente non voleva vedere una sovrapposizione di materiali. Richiesta legittima, ma molto difficile da realizzare in opera perché dove abbiamo il cotto non abbiamo la pendenza e quindi possiamo appoggiare il nostro cristallo, ma non è impermeabilizzato. Dove invece abbiamo l'impermeabilizzazione è dove c'è il gres, ma lì abbiamo la pendenza, quindi il cristallo, se io vado ad appoggiarlo su una superficie in pendenza, andrebbe a scendere. Con Rare System questo problema non si pone perché esattamente in quel punto abbiamo il canale di drenaggio. Mi sposto alla successiva slide, quello, non so se la vedete, studio IKB, Villa Bologna. Non ancora, Pietro, adesso sì. Adesso Eccola qui, vediamo, ecco. no, Ecco. adesso vediamo la villa privata a Firenze e adesso Villa Bologna, privata ok. Bologna, perfetto. Ecco, se giusto, ecco, se ti chiedo una cortesia, tu dammi tu quando arriva, che così io parlo a tempo, a tema anche. Ecco, qui è un bagno invece rivestito in resina, perché come dicevamo, in realtà il piatto poi può essere rivestito anche con altri materiali. Mi sposto. Ecco, ci siamo? Adesso sono andato a villa, una villa sempre a Lugano, questa, non so se la Sì, vedete. ci sei. Ecco, nella foto piccola, vedete com'era il bagno in origine, era un bagno anni 80, dove però questo cliente aveva già una doccia realizzata in opera, quindi avevamo questo gradino fatto in piastrelle e all'interno la doccia. L'intervento è un bagno peraltro molto piccolo, senza nessuna pretesa. L'intervento ha portato alla soluzione di destra, dove è stato rimosso ovviamente quel gradino, tutto a filo pavimento. La doccia è stata portata a tutta altezza, vedete, arriva fino in fondo, scusate, fino al soffitto. E qui, se vedete queste due panche ripiegate a parete, lateralmente ci sono questi due, passatemi il termine, di bottoni, di borchie, è un bagno turco. Quindi cosa è successo? Abbiamo avuto creato un valore aggiunto al cliente creando un bagno turco in una zona dove probabilmente non si pensava realizzabile. Adesso ho cambiato la slide, siamo allo studio Molteni ad Erba. Ci siamo, sì. Ecco, Sì, ci sei. qui invece abbiamo la posa di lastre di grandi dimensioni, 1,5 m x 3, dove la richiesta del progettista qual era? Di avere la venatura che fosse continua, non voleva vedere stacchi. Ovviamente a parete con l'adozione di profili ad incasso questo è stato fattibile. La difficoltà qual era? Che dove noi abbiamo il piatto doccia abbiamo appunto la pendenza. Quindi con il nostro prodotto non è stato difficile realizzarlo perché all'interno della vasca c'è appunto questo profilo che ci ha permesso di recuperare la pendenza. In caso contrario, avremmo dovuto effettuare dei tagli a randa su tutta la lunghezza della zona doccia. Ecco, questo lo salterei. Ecco, siamo arrivati a ACC Studio, Fontana Fredda. Un attimo, siamo passati a Roma e Roma, eccolo Fontana Fredda, ok. qui, esatto. Ecco, questo è un albergo diffuso nelle Langhe, dove qui è stato un intervento di una 27 camere, 27 camere. Ogni camera una diversa dall'altra, ovviamente, per forma e per dimensione. E qui la sfida qual è stata? Sono stati pronti a ordinare i piatti doccia il 10 di luglio. Il 20 luglio abbiamo consegnato i piatti doccia e la prima settimana di agosto abbiamo consegnato le cabine doccia. Siamo riusciti a fare tutto questo in tempi molto stretti proprio grazie al discorso della prefabbricazione.
loro il 10 settembre hanno aperto l'albergo. Quindi questo ci fa capire il fatto di avere un prodotto poi fabbricato, i grossi vantaggi che comporta proprio anche per il nostro cliente. Ok, adesso ho passato all'architetto Tavano, hotel Oche Selvatiche a Grado. Sì. Ecco, questo è un boutique hotel, è uno solo 7 stanze, come vedete la zona doccia, o quantomeno il bagno, è inserito già in camera da letto, e qui appunto la continuità dei pavimenti è proseguita dal bagno a addirittura tutta la camera. Anche in questo caso non ci sono stati problemi di realizzazione, proprio grazie all'utilizzo di questo sistema. Ecco, chiuderei con l'hotel Le Soleil, non so se lo vedete. Sì. Ecco, questo è un albergo molto grande, noi abbiamo solo fatto l'intervento nelle 16 suite, dove l'esigenza del progettista qual era? Mi sposto rapidamente, qui dovreste vedere il bagno con una finestra in fondo, lo vediamo, sì? Sì. Ecco, queste sono le suite, come vedete purtroppo c'è questo bagno che è molto, diciamo, un po' angusto, lungo e stretto, e abbiamo un unico punto di luce naturale che è la finestra. Questo ci lasciava lo spazio semplicemente per posizionare un piatto doccia 80x80. Ovviamente il progettista non ha voluto seguire questa cosa perché dice in una suite non è proponibile, e fare un piatto più grande avrebbe occluso, comunque oscurato parzialmente, la finestra. Allora cosa ha pensato di fare? Passo all'altra slide, ditemi quando la vedete che vi spiego rapidamente. Sì. Ecco, vedete sulla vostra destra la posa del piatto. Il piatto è stato posato a cavallo tra la camera da letto e il bagno, quindi ha creato una doccia passante. In camera da letto poi ha creato questa quinta di cristallo. Sono passata alla slide successiva. Sì. Ecco, dove poi vedete invece sulla slide di destra l'ampiezza della zona doccia. Si è riuscita a creare una zona doccia lunga 140 cm e quindi si è salvaguardato sia l'estetica del bagno, e al tempo stesso si è salvaguardato anche la fruibilità della zona doccia. La cosa che volevo farvi notare era nella foto, quella a sinistra in basso, che questo è quello che noi abbiamo all'interno della camera da letto. A pavimento è stato montato questo specie di tatami, questo, diciamo, linoleum, e come vedete sembra che questo tatami sbatta contro il cristallo. In realtà il tatami è contro la vasca d'acciaio. Il cristallo inserito all'interno, tutto puntato senza silicone perché è tutto drenato direttamente allo scarico. All'interno lo scarico, vedete, è più basso come quota rispetto al pavimento esterno. Chiaramente col nostro sistema questo è stato un lavoro molto risolto molto semplicemente, farlo in opera creerebbe delle serie difficoltà. Ecco, io con questo avrei concluso. Vi ringrazio dell'attenzione, mi spiace per i problemi tecnici che abbiamo avuto, comunque tutto il materiale è sicuramente recuperabile tramite Cosentino, e vi invito a visionare sia il tutorial di installazione che le reference dell'azienda direttamente sul nostro sito. Vi ringrazio a tutti dell'attenzione. Grazie Pietro, grazie anche a Marco e Francesco ovviamente. Io a questo punto passerei alle domande che ho visto che sono apparse in chat, e invito tutti i partecipanti, se hanno altre domande, insomma, a scriverle in questo momento che iniziamo con le prime. Pietro, prima... puoi togliere la condivisione? Ah sì, scusate. Sì, ecco. Ok, grazie. La prima è da parte di Donatella Duccini, che chiede: è possibile avere indicazioni sulle modalità di applicazione delle grandi lastre sulle porte? La slide che hai mostrato tu, sì, Marco, nella tua presentazione, che dice che è una soluzione particolarmente interessante. Sì, grazie. Sì, allora diciamo, non so se mi vedete, ma dovrei comparire. Sì, sì, ti vediamo. Aspetta che mi metto così. Vedete? Vedete?
Sì, sì, ti vediamo. Allora, diciamo, l'applicazione, diciamo, del rivestimento delle porte è un tema oggi abbastanza frequente, che diciamo è reso possibile oggigiorno da appunto lo sviluppo di lastre in grandi formato in spessori ridotti, come vi ho, diciamo, precedentemente fatto vedere. Soprattutto con la nostra gamma Decton abbiamo la possibilità di fornire lastre di spessore 4 o 8 mm. 8 mm in tutte le finiture disponibili, mentre 4 mm ad oggi solo per una ventina. È possibile applicare, diciamo, le nostre lastre sia su porte basculanti che su porte a cerniera. Scusate. E diciamo, è possibile appunto progettare, diciamo, l'installazione su telai anche di prodotti standard. Vi cito un esempio: noi abbiamo fatto realizzazioni su porte della Lualdi e abbiamo anche realizzato, diciamo, complete customizzazioni, per esempio per delle forniture in Cina, laddove il cliente voleva un nostro prodotto il cui spessore minimo era fornito in 12 mm con un peso di circa 32 kg a metro quadro, il che non rendeva realizzabile la cosa. Allora, diciamo, la consulenza di Cosentino in questo ambito diventa veramente sinergica con il progettista, perché noi siamo in grado, attraverso le nostre reti locali di trasformatori, di realizzare anche prodotti customizzati. Noi abbiamo trovato uno specialista, che è il nostro cliente da tanti anni, che ha preso le lastre da 12 mm e le ha ribassate a 5 mm di spessore. Allora, il ribassamento di una lastra di conglomerato non è una cosa semplice, perché andando a ribassare la lastra su tutta la sua superficie si creano delle tensioni superficiali importanti, quindi è necessario che queste operazioni vengano fatte da diciamo aziende che hanno, diciamo, una profonda e antica conoscenza delle tecniche e nonché abbiano macchinari idonei per poter fare questo genere di operazioni. Però, diciamo, la nostra rete di clienti, di trasformatori, è una rete altamente professionale e quindi siamo in grado in tutta Italia di fornire, diciamo, prodotti anche molto customizzati. Quindi, qualora voleste progettare una porta, perché nella progettazione di una porta è importante capire anche i movimenti, perché lo spessore delle lastre non deve interferire con i movimenti della porta, ma anche i fili, perché, diciamo, devono corrispondere i fili della porta con i fili delle pareti. E pertanto è necessario consultarsi, è necessario progettare insieme questo genere di elementi, che però sono altamente realizzabili. E infatti Pierre in diretta ci dice: presumo che principalmente vengano realizzati su porte rasomuro. Sì, ma anche no, nel senso che con Lualdi abbiamo realizzato delle porte anche non rasomuro, che però erano prive di coprifili, quindi, diciamo, si sono rese possibili. È ovvio che bisogna valutare la posizione delle cerniere, perché appunto gli spessoramenti non vadano a interferire con i movimenti e, diciamo, l'apertura degli angoli delle porte. Certo. E grazie Marco, io passerei alle prossime, che sono di Giancarlo Rossi, e che chiede: quanto è aumentato il costo di pose e assistenza con le lastre di grande formato? Beh, io lascerei la parola in questo, esatto, caso all'ingegnere di Chiara. Apparso... Mi sono attivato. Allora, è difficile rispondere, nel senso, in primis perché Mapei non fa forniture posa di piastrelle. Detto questo, sicuramente il prezzo di manodopera è sicuramente aumentato. Non è facile dare un prezzo, e se c'è anche qualche posatore in linea può confermare, perché il prezzo finale dipende da tanti fattori. Dipende dalla zona geografica, dipende da che formato devo posare, perché abbiamo visto che lastra di grande formato si intende anche un finto parquet, quindi già una piastrella che ha 20-100 centimetri o 20-120 è considerata di grande formato, però è ovvio che il costo di un finto parquet o di una lastra 3 metri per 20, 1 metro 40 varia, dipende da dove devo posare questa lastra, se a piano terra o al terzo piano. Dipende anche dalla foratura, da quanti fori o da quanti tagli devo fare, quindi non è semplice dare un prezzo.
per quanto riguarda l'assistenza, perché leggevo nella domanda, l'assistenza allora, da parte di MAPEI è totalmente gratuita, nel senso che noi come assistenza tecnica, molti progettisti che sono collegati lo sanno, perché ci conosciamo bene, guidiamo il progettista nella fase di progettazione, quindi nella definizione del capitolato, che ovviamente caso per caso ovviamente può variare, ma guidiamo anche il direttore dei lavori o l'impresa nell'applicazione in cantiere, quindi un servizio totalmente gratuito che facciamo. Perfetto, grazie. Poi ci sono altre due domande. Perdonami, se posso integrare. Ovviamente, vista dal punto di vista di chi produce le lastre, oggi aziende come la nostra sono in grado di fornire, diciamo, elementi tagliati a misura, cut to size, che arrivano direttamente dalla fabbrica già nella dimensione corretta, o per quanto riguarda gli spigoli o i terminali, di una lunghezza leggermente superiore che viene soltanto rifilata in cantiere. Quindi questo, diciamo, riduce notevolmente i costi di posa. È chiaro che poi c'è l'influenza della logistica, perché non è la stessa cosa fare un pavimento di grande formato nel settore retail di un negozio dove sei a piano a quota diciamo di consegna materiali, o farlo in un attico al 13° piano dove devi andare su con l'autoscala, no? Quindi diciamo ci sono moltissime variabili. È importante, secondo me, sin dall'inizio della progettazione che i progettisti si consultino con tutti noi, e noi come Cosentino possiamo fare da coordinamento, perché grazie alla nostra consulenza è possibile veramente ottenere dei risultati esteticamente apprezzabili a costi ridotti, perché noi abbiamo esperienza nella gestione degli sfridi. Per esempio, magari quindi possiamo suggerire larghezze di lastre diverse da quelle che inizialmente sono state progettate, che consentono di risparmiare fino al 30-40% di sfrido. È possibile, diciamo, organizzare la logistica in modo coordinato insieme ad altre consegne per risparmiare sui costi di tiro in quota. Quindi ci sono moltissimi elementi che rendono accessibile un bagno realizzato in grandi lastre, che comunque diventa un bagno di pregio, a costi competitivi. Ok, grazie mille Marco. Ci sono altre due domande tecniche per MAPEI, sempre da parte di Giancarlo Rossi, che chiede: MAPESIL è un silicone sui grandi formati giunti ogni quanto e nei due versi? Ok, grazie per la domanda, non ho avuto tempo di parlarne durante la presentazione. Anche qui ci viene in aiuto la normativa sulla posa della ceramica, la UNI 11493 parte 1, che prescrive di realizzare giunti di dilatazione in ambienti interni ogni circa 25 metri quadri, quindi significa ogni circa 5 metri per 5, mentre in ambienti esterni la normativa è un po' più restrittiva, quindi dà campiture di circa 3 metri per 3, quindi 9 metri quadri più o meno. Tornando alla, immagino che la domanda era riguardo all'ambiente bagno, sicuramente i giunti vanno fatti negli spigoli e sicuramente anche nella base, quindi il giunto perimetrale del massetto. Perfetto, poi abbiamo adesso due questioni, due note riguardo allo spessore del sottofondo, allo scasso in soletta, che si ricollegano alla presentazione di Pietro di Rare. Normalmente il problema è lo spessore del sottofondo esistente, già inserire la piletta vuol dire fare uno scasso in soletta. E un'altra osservazione, oppure l'altro problema deriva dall'altezza della braga di innesto dello scarico indipendentemente dallo spessore del sottofondo. Pietro, se vuoi darci la tua... Certo, io tengo sempre spenta la videocamera, essendo tecnoleso, così almeno... Sì, sono due osservazioni assolutamente corrette. Diciamo che, come dicevamo, dobbiamo avere un pacchetto di almeno 10 centimetri, perché dovete considerare che la normativa prescrive che il tubo di scarico
abbia un diametro di 50 mm, questo tubo deve avere una pendenza di un centimetro al metro, e quindi andiamo già a 6 centimetri, e il massetto che viene fatto sopra, se viene fatto un massetto tradizionale, quindi non additivato, poi Francesco vi potrà dare anche dei consigli su quello, il massetto, per essere portante, quindi poi non avere problemi di cedimento o di fessurazione, deve essere almeno alto 4 cm, 3-4 cm. Quindi abbiamo un pacchetto di 9-10 cm. Col nostro sistema riusciamo a scendere a 82 mm, però purtroppo questi sono dei vincoli che non si riescono a superare. Volendo, alcune volte ci è capitato di posare il nostro sistema fuori dal pavimento, quindi abbiamo il piatto che sporge dal pavimento e poi viene rivestito, fatto una piccola zoccolatura con lo stesso materiale che hanno usato per rivestire il pavimento. Chiaro, non nasce per quello, però insomma ad estremi problemi, estremi rimedi, ecco, diciamola così. Giusto. E un'altra domanda ancora, sempre sullo stesso argomento, da parte di Morena Bellini, che approfitto per salutare, e chiede: chi ha una casa senza ancora la soletta, perché è completamente da ristrutturare, può scegliere un piatto doccia a pavimento? Benedetta? Sì. Posso No, allora, sì, volentieri, anzi. Ciao. No, avevo fatto questa domanda a cavallo della spiegazione che aveva fatto inizialmente, appunto partendo dal spiegare il discorso che per il piatto doccia a pavimento serviva comunque fare delle lavorazioni in opera, ecco. E quindi dopo, quando è andato avanti, ho capito a che cosa voleva arrivare. Ecco, quindi cioè, praticamente la soluzione è il suo piatto doccia, a tutto il casino che potrebbe essere quello di costruire una cosa a pavimento in posa d'opera, giusto? Brava. No. Ok, perfetto. Sì, la soluzione è proprio quello che noi spingiamo in estrema sintesi, è la prefabbricazione, cioè invece di farlo appunto in opera, quindi comporta più persone sul cantiere e tempi dilatati, la prefabbricazione permette di fornire un elemento già pronto per la posa, che se lei ci pensa, in tutti gli altri ambiti, che non è quello edilizio, è molto spinta la prefabbricazione, no? Pensiamo nell'automotive piuttosto che... Purtroppo in edilizia è ancora una cosa, insomma, abbastanza agli albori, però piano piano, soprattutto, non voglio fare un'orfianata, ma grazie a voi architetti, lo stiamo comunque diffondendo, ecco, questo sì, questo sì. Eh sì, c'è bisogno proprio di più informazioni a riguardo, perché sembra una cosa, a livello di cliente, dico, quasi irrealizzabile, no? Se si pensa un po' anche ai lavelli di Kim Kardashian, che hanno dato questa esplosione del oddio, dov'è il lavello, no? Non so se avete seguito un po' tutta l'andamento di Kim Kardashian. Cioè, le persone spesso immaginano che magari è più difficile di quello che si pensi, ecco. Quindi sì, sono dell'idea che maggiore informazione. Mi sono già iscritta al vostro canale su YouTube. Ah, grazie mille, grazie mille. Sì, diciamo che poi è anche proprio un fatto culturale, nel senso che appunto noi all'inizio, quando proponevamo la doccia a filo pavimento, alcuni clienti dicevano: vabbè, ma la doccia dov'è? La doccia non c'è. Ma allora cos'è? Tu mi chiedi dei soldi per una cosa che non si vede. Quindi sembra ridicolo, ma effettivamente non è così semplice impostarla. Diciamo questa che è bella. Anche un po'. Quando sono partiti una decina d'anni fa avevamo anche un po' queste controindicazioni, però adesso insomma si sta migliorando, ecco. Bene, perfetto, grazie mille. Abbiamo una conferma, funziona benissimo, ho usato il sistema RARE 2 anni fa e il risultato è stato perfetto. Donatella Duccini, che caffè forse la conosci. Continueremo a rivederci. Appena si potrà, esatto. Esatto, bravo. Scusate, una domanda invece è questa. Ecco, una cosa che magari potrebbe far paura è proprio il discorso muffa, perché non essendoci in giro isolanti, no? Esatto. Fa paura questa cosa, probabilmente, no? Quello che si può creare a livello di umidità. Esatto, quindi... esatto. Adesso ci sono prodotti molto prestazionali, appunto come quelli indicati da Mapei, assolutamente. Però nel passato invece si utilizzavano soprattutto fuganti cementizi, che purtroppo assorbivano l'acqua
e quindi assorbendo l'acqua poi non creavano queste muffe o queste fluorescenze. Oggi chiaramente anche lì si è andato molto avanti, però l'idea che ha il cliente sono queste docce fatte magari un po' di anni fa, rivestite in mosaico, dove abbiamo tutte queste fughe con dei colori un pochettino variati rispetto all'origine. Ecco, questo qui purtroppo scontiamo questo background, ecco, definiamolo così, esatto, questo passato. Nicola Dell'Oro, che saluto, anche lui, confermo anche io, vendiamo piatti da acciarare da anni con grande soddisfazione. D&D Abitare. Esatto, questa è un po' una carambata, eravamo compagni di liceo, sì. Beh, io se non ci sono altre osservazioni, altre domande, direi che ci salutiamo, ne approfitto davvero ancora per ringraziare tutti, vi anticipo appunto che vi invieremo i materiali e tutto quanto vi può servire riguardante questa riunione, ne approfitto per dirvi e consigliarvi di seguire il nostro canale LinkedIn Cosentino City Milano. Per la prossima settimana abbiamo previsto degli appuntamenti su Instagram, quindi ci spostiamo su un canale social e faremo delle interviste con alcuni esponenti dell'architettura sulla tematica Una stanza tutta per sé, tratto dal libro di Virginia Woolf, che è molto contingente in questo momento, quindi ci daranno la loro visione. Sono 5 diversi professionisti: Gerardo Sannella, Donatella Bollani, Mariana Martini, Pino Scaglione e Giorgio Grandi, che ci daranno le loro visioni. Quindi se avete voglia di seguirci, a noi fa sempre molto piacere. Ringrazio i relatori e grazie mille a te, Benedetta. Tutti, e ci vediamo alla prossima. Grazie. Buona serata a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a voi. Buona serata. Grazie a voi. Grazie ancora, buona serata a tutti. Grazie, complimenti, bravi.